tre anni a questa parte siamo puntualmente costretti a denunciare la supponenza e l'arroganza politica con cui da Presidente del Consiglio l'avvocato Michele Regine conduce i lavori del civico consesso di Forio. Innumerevoli tentativi di evitare gli interventi dei consiglieri di opposizione o di limitarne la durata, il tutto culminato col piantonamento da parte dei vigili urbani di Domenico Savio. Tratti la conduzione autoritaria del Consiglio Comunale di Forio, che nulla ha a che vedere con le elementari regole della democrazia e attraverso la quale si calpestano i principi della Costituzione repubblicana e antifascista scritta col sangue dei partigiani morti durante la resistenza e la guerra di liberazione dal nazifascismo, sembra aver riportato la cittadina all'ombra del torrione, indietro nel tempo, al ventennio mussoliniano. Questa non è un'aula del ventennio fascista, Presidente Michele Regina. Questa è un'aula della Repubblica Italiana, che la democrazia se l'è conquistata con i fondi. Ha capito, Presidente? A Casamicciola Terme, a fare da contraltare all'autoritarismo di Michele Regine, c'è il Presidente del Consiglio Vincenzo D'Ambrosio, il quale, oltre a non cronometrare la durata degli interventi, dà ai consiglieri di maggioranza e di opposizione la possibilità di intervenire più volte sullo stesso argomento. Ma non è tutto. Se sul tappeto ci sono questioni di rilevante attualità, dà ai cittadini presenti persino la possibilità di intervenire e di dialogare con i componenti del civico consesso. È successo nel corso della seduta tenutasi venerdì 3 giugno 2016. Ad apertura dei lavori, D'Ambrosio prima ha dato la parola ad un cittadino preoccupato per il paventato cambio di destinazione d'uso di Villa Joseph, la casa di riposo per anziani che insiste nella cittadina termale. Male. E poi ha dato la possibilità di intervenire alle mamme dell'istituto comprensivo casamicciolese, letteralmente inviperite perché il sindaco Giambattista Castagna sta valutando la possibilità di fittare alla città metropolitana l'istituto Manzoni. Allora, aspetta, non interessa, ci può essere 500, 200 oppure un euro. A lui non ci lo questo è chiaro, ce l'abbiamo no, non è chiaro. Eppure quando il dibattito si è acceso, D'Ambrosio, senza esitare, ha continuato a dare la parola ai cittadini che per un'ora hanno potuto ben spiegare le proprie ragioni, ma non è tutto. Infatti, quando rispetto agli interventi dei cittadini qualche consigliere di maggioranza ha cominciato a storcere il naso e a mostrarsi insofferente verso la conduzione democratica dei lavori del Consiglio, ricordando che altrove ciò non avviene, Vincenzo D'Ambrosio non ha voluto sentire ragioni, zittendo i suoi colleghi di amministrazione. Allora, se queste cose non succedono agli altri comuni, non è detto che noi dobbiamo comportarci come gli altri. Detto questo, noi all'inizio del Consiglio Comunale abbiamo detto daremo la parola al signor Pisà per la questione di Villa Joseph e a un gruppo di mamme, di genitori per quanto riguarda la problematica del Manzoni. E stiamo adempiendo a questo nostro dovere. Si è trattata di una conduzione talmente democratica che il Consiglio Comunale è durato ben 10 ore, cominciato alle 21 di venerdì 3 giugno e terminato alle 7 del mattino successivo. E anche quando i consiglieri di opposizione hanno tentato di allungare i tempi nella speranza di sfiancare la maggioranza, il suo atteggiamento non è cambiato. A Vincenzo D'Ambrosio, ex democristiano che ben si trova ad amministrare con esponenti dei partiti antipopolari e antidemocratici di centro, centrodestra e centrosinistra, con cui per decenni lo stesso D'Ambrosio ha contribuito ad affossare Casamicciola e a penalizzare i casamicciolesi e di cui non abbiamo mai condiviso azione politica e programmi amministrativi in quanto da comunisti siamo politicamente e amministrativamente
veramente orgogliosi di essere agli antipodi rispetto alle sue posizioni, non possiamo non riconoscergli però il metodo democratico con cui l'approzzato pediatra isolano conduce le riunioni del civico consesso, un metodo che in una repubblica democratica e ad antifascista dovrebbe rappresentare la normalità in quanto rispetta fedelmente i dettami della Costituzione, ma che diventa straordinaria rispetto alla supponenza e all'autoritarismo che si registra in comuni come quello di Forio. Il modo di condurre i lavori del Consiglio Comunale da parte di Vincenzo D'Ambrosio rappresenta una vera e propria lezione di democrazia per chi, al contrario, porta avanti una conduzione dei lavori del civico consesso politicamente autoritaria. L'augurio naturalmente è che Michele Regine a Forio prenda esempio dal pediatra casamicciolese affinché nel civico consesso foriano non si abbia più a dover assistere a scene di autoritarismo politico che nulla hanno a che fare con la Costituzione italiana, con la Repubblica antifascista.